Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi ragazzi sarà un video di unboxing. Andremo a visionare un cofanetto UK, cofanetto in legno, cofanetto contenente una trilogia della Disney. Vi sto parlando della trilogia del Re Leone in questo bellissimo cofanetto in legno in Blu-ray. Ho deciso di aprirlo, come ho già detto anche tempo fa, ho cambiato anche il mio modo un po' di collezionare, perché comprare un'edizione e non aprirla, insomma lasciarla sigillata, sì, per alcune posso farlo, per alcune lo farò, però per molte altre voglio vedere cosa è contenuto all'interno di questa edizione. Mi sembra doveroso aprirle e andare a vedere cosa contengono, perché tenere un cofanetto così sigillato, alla fine sì, si possono andare a vedere tanti unboxing, ma avere il prodotto tra le mani e godere della visione del suo interno è una grandissima cosa, e poterla condividere con voi è bellissimo. E quindi ragazzi, detto questo, passiamo all'unboxing. Eccoci qui ragazzi, andiamo a visionare questo bellissimo cofanetto, come ho detto cofanetto UK, cofanetto in Blu-ray contenente tutti e tre i film del Re Leone, film del 1994, il primo del 98, il secondo del 2004, il terzo capitolo. Andiamo a vedere anche le codifiche audio. Audio italiano non presente in nessuno dei tre film, come potete vedere c'è inglese, tedesco e portoghese, neanche i sottotitoli, che sono in inglese, in spagnolo, in portoghese e in tedesco, così per tutti e tre i film. Quindi, oltre a non esserci l'audio italiano, non ci sono neanche i sottotitoli in italiano. Preso proprio per puro collezionismo. Lo andiamo ad aprire. Ok, dovrebbe bastare. Ce l'abbiamo quasi fatta, eh? Ok. Oplalala! Allora, c'è questa scatolina di cartone, che è proprio una slip. L'edizione esce così sul fianco. Adesso la andiamo ad estrarre un pelino alla volta. È anche abbastanza attaccata, fa fatica cavarla, quindi pianino pianino per non... Ok, ci potremmo mettere 30 anni. Edizione che, come potete vedere, oltre a essere limitata, è anche numerata in 3000 esemplari. Ce l'abbiamo fatta, scusate, ci ho messo un po', ma non volevo rompere il cartone. Come potete vedere, questa è la copia numero 37 di 3000, quindi anche una gran bella numerazione. Per vedere Simba tutto in rilievo, tutto marchiato, bellissimo, bellissimo veramente. Le scritte il Re Leone trilogia, sotto nulla come per sopra. Si alza in questa maniera. Ok, mettiamo qua da una parte. Allora,
qui c'è tanta, tanta robina. Potete vedere anche il cartone leggermente rotto all'interno, ma quando fanno degli interni così in cartone quasi impossibile che non si spacchino. Questa è la trilogia con i tre Blu-ray con questa bella slip. Andiamo ad aprire il Blu-ray, una piccola incisione. Ecco qua. I dischi sono sistemati così, sono alloggiati in questa maniera. Modello Digipack, mi piace parecchio. Qui cosa abbiamo? Andiamo a vedere, sicuramente c'è una pubblicità. E qui ci sono sempre un mini booklet con della pubblicità. Niente di che. Perfetto. Lo andiamo a reinserire all'interno. La CD. Il CD con la colonna sonora, quindi dove troviamo 6-14 tracce audio, lo andiamo ad aprire, anche questo. Ok, questo è il CD con la colonna sonora. Bellissimo. Perfetto, lo andiamo a reinserire. Ok. E poi andiamo a vedere, qui ci sarà il musical del Re Leone, edizione speciale a due dischi, include il cast originale di Broadway e ci sono delle scene bonus. Bello. Io non sapevo neanche che fosse contenuto all'interno di questa edizione. Potete figurarvi che bella sorpresa. Anche perché di questa edizione qui ho visto tante immagini, ma non so se YouTube ci siano unboxing dedicati a questa edizione. Adesso sto diventando letteralmente matto per aprirla. Ok, l'abbiamo avuta. Lo andiamo ad estrarre. C'è questa slipcase carina.
andiamo ad aprirlo. Il secondo disco dovrebbe essere sotto, ok. Ok, va bene, j'ai compris. Così. Bella anche la serigrafia dei dischi. Ok. Quindi è un DVD, come potete vedere, e un CD audio. Andiamo ad estrarre anche qui un attimo il libricino all'inizio. Andiamo a vedere. Un'occhiata brevissima perché... Sicuramente una bella scoperta. Un'edizione molto completa. Perfetto ragazzi, adesso andiamo a reinserire il tutto. Perfetto. Chiudiamo l'edizione. Anzi, mi sa che chiuso male. Perfetto. Va così e poi va chiusa in questa maniera. Quindi edizione ragazzi veramente veramente bella, veramente bella. Perfetto ragazzi, io con questo ho concluso l'unboxing. Prima di salutarvi volevo comunicarvi una cosa: i video di videoacquisti usciranno il sabato e ho deciso di farli uscire settimanalmente, quindi ogni sabato del mese uscirà un video. Ho deciso di far così perché altrimenti mi ritrovo con, che ne so, 10, 15 edizioni, 20 edizioni da mostrare in un video e quindi mi sembra meglio dare più spazio alle edizioni e dividere i video in questa maniera. Per quanto riguarda l'altro video, che uscirà il mercoledì, sarà un video di unboxing, quindi dedicato a edizioni importanti, alle quali voglio dedicare un unboxing, perché secondo me le edizioni meritano, e quindi seguiranno anche tanti unboxing riguardanti anche alle edizioni della Cinemuseum. Come sapete, nell'ultimo video di acquisti Cinemuseum ne sono arrivate due, me ne devono arrivare altre tre edizioni, e quindi ragazzi aspettatevi tanti tanti video. Perfetto ragazzi, detto questo io ho concluso il video. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti quanti! Thank you.